Allora, dunque l'altra volta abbiamo visto gli array associativi, vedete, ve li faccio vedere sempre in, diciamo, questi sono algoritmi che sono generalmente automaticamente implementati in linguaggi di alto livello, tipo Python, Ruby, Perl, eccetera, eccetera. Perché siccome, come vedrete, l'implementazione è sempre uguale, praticamente quei linguaggi incorporano questi algoritmi, come per esempio gli array associativi, eccetera, eccetera, li incorporano a un livello molto più sofisticato e complesso di come l'abbiamo fatti noi, però appunto incorporano lo stato dell'arte, diciamo. E praticamente non li vedete più, fanno parte del linguaggio. Adesso vi farò vedere delle altre cose che non vedete all'interno di un linguaggio ad alto livello e che però va implementata nella parte a basso livello. Quindi una cosa importante, almeno una volta nella vita, è vederli e capire come sono implementati. In un linguaggio a basso livello che non ha tutti questi costrutti, con basso livello intendo dire il C, che è comunque un linguaggio considerato ad alto livello, cioè è un linguaggio di programmazione a tutto tondo, non è assembly, non è. Ok, quindi allora un'altra cosa che volevo vedere insieme a voi era l'allocazione dinamica della memoria. Cioè, una delle innovazioni grosse del C è la capacità di allocare la memoria dinamicamente. Io non so se voi sapete che cosa significa questo. Significa sostanzialmente che ogni volta che avete bisogno di, per esempio, nel Fortran o nel Pascal, nei vecchi linguaggi, quello che bisognava fare era, se tu avevi bisogno di un array, per esempio di caratteri, per salvare una stringa di un nome, dovevi decidere quanto doveva essere grosso questo array. Perché una volta deciso, l'allocazione della memoria per questo array veniva fatta a compile time, cioè l'array sostanzialmente era allocato al tempo di compilazione e non al runtime, e questo faceva sì che appunto uno, se deve scegliere per esempio un array per allocare il nome di un file, quanto lungo lo fa? 128 caratteri? 256? 4096 caratteri? Cioè, dipende, no? Però è chiaro che se per esempio deve fare con l'allocazione statica e fissa, se uno sceglie un nome troppo corto, vi ricordate che il DOS aveva 8 più 3 caratteri? No? Erano 12 in tutto i caratteri, perché compreso il punto, i file di DOS avevano un nome che erano 8 più 3 caratteri, ed era una purga, perché bisognava veramente fare salti mortali. Oggi invece i nomi possono essere lunghi, grandi quanto si vuole, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo, uno dei segni di un diverso approccio dell'allocazione della memoria, cioè l'allocazione viene decisa a runtime e non a compile time. Allora, come funziona questa cosa? Faccio il solito disegnino. Maestro, comunque sta arrivando Milo, eh? Ah sì? No, il messaggio ora arriva. Che bello, meno male, allora siamo tutti contenti. Bene. Allora vi faccio vedere come funziona l'allocazione dinamica della memoria. E speriamo di farcela. Vediamo, forse ve lo dovrei anche mostrare lo schermo, che dite? No, dico, eccetera, forse, maybe.
Diciamo che quando parte una vostra applicazione, il Memory Management Unit, abbiamo visto l'altra volta, abbiamo visto che ci stanno i segmentation fault, no? I segmentation fault sono legati a puntatori che vanno in zone di memoria che non sono del programma. Perché? Perché il Memory Management Unit, quando parte un vostro programma, gli alloca uno spazio di memoria, ok? Che è grande, dipende dai sistemi, dipende dalle tecniche di allocazione, ma insomma è piuttosto grande. Allora, che cosa succede? Che nello spazio di memoria allocato, il cosiddetto codice, il codice macchina, sta in fondo allo spazio. Viene messo in questa zona qui. Facciamo un po' più basso, quindi qui ci sta tutto il codice, no? Qui potete immaginarvi che sono tutte locazioni di memoria che sono piene di istruzioni e di variabili e di dati che sono pertinenti. Allora, questo è la parte del codice. Dunque, c'è un'altra cosa di cui non abbiamo mai parlato, che è lo stack. Lo stack è una zona di memoria, lo stack è un altro degli algoritmi che studieremo, è un modo di allocare la memoria in cui, lo stack significa una pila di piatti tipo, no? Però solo che questa pila si muove al contrario, si muove andando verso il basso. No? Allora, questo è quello che si chiama il text, cioè il programma vero e proprio. Questa parte qua è allocata allo stack e questa dello stack, vedremo poi com'è fatta, ma cresce e cala in continuazione. Cioè, per esempio, quando voi fate in C, fate una funzione così, int, int fun a virgola b, e poi dentro c'è, che ne so, int c uguale a più b, e poi return c, no? Praticamente è un sommatore. No? Questo abbiamo detto, vi ricordate che lo scopo di queste variabili è solo locale ed è volatile. Ok? Perché? Perché quando viene chiamata questa funzione, allora viene usato lo stack per mettere intanto il punto do allora mettiamo facciamo un'altra chiamata, int main. Fermatemi, se non capite, perché questo è abbastanza complicato sta roba. Allora, putesse, per esempio, fun di 3 più 2, punto e virgola, no, punto, eccetera, eccetera. Ok. Cosa succede quando io chiamo la funzione fun qui? E io devo salvarmi. Dentro il codice devo salvarmi il punto di ritorno della funzione, cioè dove, una volta finita la funzione, dove deve tornare il puntatore del programma, no? Quindi nello stack, quando io chiamo una Questa funzione, non sarebbe 3,2. ah sì, scusami, sì, giusto, c'hai ragione, è 3,2, cancellato, scancella. Ok, allora qui c'è il valore di ritorno della chiamata, cioè l'indirizzo di dove devo tornare. Poi qui, per esempio, allora come sapete, come vi ho già detto in C, le variabili, gli argomenti vengono passati per valore. No?
incidentalmente qui c'è un'altra chiamata. Qua, allora, dentro main si fa prima una chiamata main che fa una chiamata phone, eccetera, eccetera. Quindi va fatto prima il valore di ritorno del putesse. Poi ci sono tutte le variabili di putesse che vengono messe dentro lo stack, vengono impilate, proprio impilate. E allora questo è il cosiddetto stack frame della funzione fun, il quale ha il valore di ritorno. Ritorno di fun. Fun deve tornare dentro il putesse, il putesse deve tornare al main, quindi sono tutti i puntatori per poter tornare al posto giusto, fare il go to giusto, e poi qui nella parte successiva dello stack ci stanno tutte le variabili volatili, ed è per questo che sono volatili, perché spariscono una volta che allora adesso vediamo, qua ci sta per esempio A, no, non credo. A, B e C, no? Qui ci sono le tre variabili della funzione, ok, che si trovano dentro lo stack. Lo stack si muove in questa direzione qua, ok, verso il basso. Boh. Quando esco dalla funzione fun, praticamente faccio il pop dello stack frame, cioè questo qui, questo spazio qui si chiama stack frame, cioè è lo stack frame della funzione fun. Allora, questo si chiama frame. Ok, questo è quello che succede nella parte superiore della memoria, cioè lo stack. E lo stack, vedete che sale e scende, quando io esco da una funzione risale e quando io entro dentro una funzione scende, no? Capite questa cosa? Vi è chiara? E io vado su e giù all'interno dello stack. Aspettate che vi farò vedere una cosa. Forse è meglio che faccio così si vede meglio video. Ok? Quindi, questo è quello che succede con lo stack. Rimane tutto questo spazio qui di memoria che invece va verso l'alto. Okay? Questo spazio è uno spazio che è liberamente allocabile. Poi ci sono delle funzioni speciali che sono delle funzioni di sistema che permettono di chiedere al Memory Management Unit di crescere con lo stack, cioè di avere più memoria se serve, ma di solito non serve, insomma sono spazi relativamente. Come viene allocato? Questa è memoria cosiddetta libera, no? C'è tutta una discussione nell'informatica su che cos'è la memoria libera, perché c'è gente che dice la memoria libera è memoria sprecata. Ma vabbè, perché ci sono delle tecniche di allocazione che sono molto particolari, ci sono le cache, eccetera, eccetera. Dunque, adesso il punto è qui, allora il C ha una funzione di libreria che permette appunto di allocare pezzi di questa memoria. Le allocazioni come sono fatte? Se a me mi serve questo pezzo di memoria, semplicemente io alloco questo pezzo più un puntatore che mi serve per puntare al prossimo pezzo di memoria libera. Quindi man mano che alloco memoria io salgo verso e vado verso lo stack e lo stack va verso la memoria. Questa è la memoria allocata. E la memoria allocata poi si può liberare e ci sono tutta una serie di complessità legate alla liberazione della memoria. Ci sono, adesso vi
vi spiego come è fatto la memoria, l'allocazione della memoria, però sostanzialmente ci sono due funzioni che gestiscono questa cosa, adesso le vedremo subito. Una si chiama malloc, famosissima, e che vuole una size da allocare, ok? E che ritorna un puntatore a void. Che cos'è un puntatore a void? Un puntatore a void è semplicemente un puntatore generico, il quale poi deve essere poi aggiustato a seconda del tipo di struttura dati che vogliamo allocare. E di converso c'è la funzione free, e la funzione free vuole un puntatore a void e naturalmente vuole un puntatore tra quelli che sono stati allocati. Cioè io praticamente alloco con void e libero la memoria con free. Tutto chiaro? Comunque, io ho avuto un problema riguardo cioè, un programma che stava ovviamente trovando difficoltà, è andato avanti e ha preso tutta la parte delle variabili globali, quindi ha iniziato a corrompere tutto e prendeva praticamente l'allocazione di memoria e continuava a sovrascrivere dato che non c'era abbastanza spazio sulla No, questo memoria non che dovrebbe c'era. succedere però. Lo so, infatti ho avuto questo problema che è appunto uno stack overflow e mi ha praticamente No, lo distrutto stack, tutto. appunto, quando l'allocazione di memoria va oltre lo stack, c'è uno stack overflow e attraverso gli stack overflow si possono fare tra l'altro dei simpatici hackerismi dei programmi. Lo stack overflow può avvenire per due motivi. Uno perché chiamo tante 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 funzioni, lo stack scende, scende, scende senza mai risalire e alla fine fa quello che si chiama lo stack overflow. Comunque il Memory Management Unit gestisce tutta questa roba qua, quindi se ne accorge quando il puntatore del top dello stack va oltre la zona di testo oppure va oltre la zona allocata. Cioè, appunto, le corruzioni sono persino difficili da fare. Se volete ci proviamo. Il punto, quello che succede è che se uno, per esempio, o chiama tante 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 volte una stessa funzione che chiama se stessa, quindi senza mai liberarla, no? Si crea uno stack overflow. Questo lo possiamo fare subito. E se fate una funzione che alloca tantissima memoria senza mai liberarla, succede che a un certo punto malloc ritorna nullo. Ok? Quando ritorna nullo vuol dire che è arrivato, basta, non c'è più memoria. Ok? Generalmente i programmi dovrebbero uscire quando il malloc fallisce. Perché vuol dire se non c'hanno più memoria c'è poco da fare, non è che potete andare avanti. Ok, comunque direi che adesso cedo la guida a uno di voi e chi guida? Dato che l'ultima volta ha guidato Francesco, vuole guidare Leonardo? Leonardo, ma tu c'hai una macchina decente o c'hai una macchina indecente? Che Allora, per ci sta, fare questi però sport bisogna. non credo di essere pronto con tutti i bash e tutte le cose caricate, dopo mi vedi un po' di robe. È un E succede compilatore, che ce l'hai? sono. No, non Allora ma il siamo. Linux c'è forse il computer? Io non Ma sto in lui Linux, ora io ancora sto in usa un Windows. sistema segretariale, diciamo. Buttare il Linux ora mi sembra un po' difficile, anche perché non so dov'è la mia vista. Vabbè, comunque, Luca, tu hai anche un Mac, Io vabbè, sto uno qualsiasi. da Windows e accendo la partizione Linux. Vabbè, lasciamo perdere.
Francesco, dai, che qua se no questi sono proprio dei scamorzoni. Questo io ce l'ho Linux anche, però a Sì, me da disco. ma sì, ma io ci credo, non è che non ci credo. Che faccio? Me ne vado. Buongiorno Milo. Sì. Ma mi pagheranno prima o poi. Non ti abbiamo. Sì, ti pagheranno, ti aspettano sotto casa, così poi vedi. Allora, fatte una cartella, va, così poi mi mandi le cose. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un programma che fa uno stacco per flow serio? Tanto computer mio, quindi sì. Anche Ma mica il se. mio. No, no, make dir, no, no, scrivi make dir 2021-05-11. Se no qua. CD lì dentro. Ok, adesso facciamo un programma che fa uno stacco overflow. Ah, come si fa a fare un programma che fa uno stack overflow? Dipende se lo vogliamo fare velocemente o lentamente. Allora, facciamo questa funzione, void. La funzione si chiama do the stack overflow. No, Ah, devo fare no. No, no. include. No, no, non c'è Ah, no. bisogno, questo va a sbattere da solo senza niente. Overflow. No, do the stack dance, overflow. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Allora, poi dentro ci mettiamo un array che ne so. 100, no, 4096 caratteri. Allora, car, no, no. Ah, boh, sì, double fa ancora peggio. Buffer, aperta quadra, 4096. Questo vuol dire che lui alloca 4096 byte di memoria nello stack ogni volta che viene chiamato. Ok? Il problema è che cosa fa questa funzione? Chiama se stessa, do the stack overflow. No, fai, chiama do the stack overflow. Scrivi. Lei chiama se stessa. Quindi questa inevitabilmente va a sbattere. No? L'altra parte l'abbiamo fatta apposta. Aperta parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola. Adesso dentro il main, sotto mettiamo un main, int main, e ogni volta che chiama do the stack overflow, lei alloca nello stack 4096 caratteri. Aperta A che parentesi. velocità? Questo lui lo fa Massima. Ok. il più veloce possibile. Infatti credo che inzeverà la macchina per un attimo e poi dopo muore, ma tanto questa muore abbastanza in fretta. Muore la macchina. No, la macchina non muore. Proprio, questo è proprio uno degli aspetti di Linux o di Unix. Sono environment protetti in cui muore il programma ma non muore la macchina. Non è come altri sistemi operativi che conosco io. Comunque, adesso vediamo. Facciamo la prova prima di parlare troppo trionfalmente. Questo capite che è abbastanza dura come faccenda, no? Allora, qua chiama la funzione do the stack overflow. Potremmo fargli stampare una cosa a do the stack overflow, così vediamo in quanti passi muore. No, aspetta, punto e virgola c'è. Vi sembra interessante come cosa? Sì, a me il processo sembra interessante anche per fare altra roba, cioè ora Sì, sta... va bene, aspetta, no, 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 il no, putS deve essere messo prima. No,
No, ma metti lo standard IO, allora ci vuole l'include. No, in questo caso beh, stiamo andando a sbattere, però scriverà anche altra roba ricorsiva. Ma certo, la roba ricorsiva è molto importante, però la roba ricorsiva deve essere protetta, deve avere uno schema di uscita, se no altrimenti... No, scusa, no, questa è puramente ricorsiva e basta, questa va a sbattere. Allora, Sì. sotto la di... stdio, sì. Adesso sotto buffer, no, 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 sotto buffer devi mettere un putesse, no? Invece di printf, vai, metti un putesse, aperte parentesi, aperte virgolette, mettiamo un punto, facciamo un puntino ogni volta che punto e virgola, ok? Così stampiamo un punto ogni volta che viene chiamata. Ctrl O, Ctrl X, cc-o stack.c. Ok, punto slash stack, occhio, botta forte, ah no, fa un segmentation fault, non fa uno stack overflow, perché evidentemente lui lo protegge in un altro modo, però, no, scusami, invece di metterci il putesse, mettici un printf, perché sennò non riusciamo a vedere, mettici un printf perché il putesse ci mette un backslash n. Printf, Ctrl O, Ctrl X. No, No, Ctrl X, andiamo via. dai. Ok, adesso potremmo fare un'altra prova per farvi vedere il funzionamento dello stack. Quadruplichiamo il buffer e lui dovrebbe morire più in fretta, no? Perché questi sono... Vorrei anche che Prova? sono qua un numero. Come dici? Non ho capito. Contatore. Infatti sto dicendo dovrebbe sommare un numero. Questi sono 4096. No, non sono 4096 puntini, questa è la grandezza dello stack diviso 4000, cioè moltiplicato 4096 più altri spiccioli, perché lì ci vogliono, c'è cioè il valore di ritorno, eccetera, eccetera. No? No, volendo noi potremmo stampare il puntatore nello stack della variabile buffer, così vediamo come procede. Allora, facciamo quello, sì. Vai. Allora, invece di printf, invece di fare il punto, mettiamo per 100p backslash n, però, perché se no non ci capiamo niente. Oppure no, oppure per 100p spazio ce li vediamo uno dietro l'altro, uno spazio, no, senza backslash n. E però adesso dopo le virgolette ci va virgola buffer. Questa è la posizione della variabile buffer nello stack, capite? E ovviamente non è mai la stessa, no? Perché noi man mano che scendiamo nello stack dovremmo veder scendere la variabile. Vediamo un attimo, poi non so se è ancora vero che scende. Ok, adesso la cosa importante è vedete che lo stack sta scendendo di quanto? Di 10 di strano questo, mi sarei aspettato diverso. Lui sta scendendo di 16, vedete?
vedete che fa 70, 60, 50 e poi... Ma dove sta leggendo, maestro? 0. Io sto leggendo gli ultimi numeri, vedete che in ciascun numero 80, 70. Basta leggere gli ultimi due perché sono tutti 8, diciamo, 8, 9, alla fine. Okay. Sì. E lui scende, siccome scende di 10 esadecimale, scende in realtà di 16 byte. Capito. I 16 byte sono semplicemente il puntatore al buffer, non sono il buffer stesso. Mi sarei aspettato che... Ah no, aspetta, no. Quattro no. Cifre cambiano, dopo la E. Cambiano quattro cifre, no, quindi è giusto. No, sì. Cioè cambiano di quanto? Di 4 cifre più 10 esadecimale. Ok? Mm-hmm. Quindi cambiano sostanzialmente di 1000, no, e A e B, sì, cambiano di 1000 che è 4096, 1000 esadecimale. Più altre 16, okay, che probabilmente è il valore di ritorno. No, allora mi tornano i conti. 9870, 8860, 795, eccetera, eccetera. Ok, mi tornano i conti. Sono 4096 più qualche altra cosa. Ok. Bon, adesso invece facciamo un'altra... Oh, dopodiché non fa uno stack overflow perché in realtà fa un segmentation fault, cioè questo è il memory management unit che rileva un'intrusione del puntatore dello stack in una zona che non gli è, in cui non gli è consentito entrare. Però è per questo che dico a Leo che è difficile che si generino delle corruzioni di memoria, perché nelle macchine odierne, almeno le macchine Unix eccetera, cioè i memory management unit sono abbastanza tosti su sta roba qua, cioè hanno colgono tutte le intrusioni e le corruzioni di memoria possibili e immaginabili. Però voglio dire, su Windows non sono sicuro, non lo so come funziona, però no, ma il disco è un'altra cosa ancora, il disco è una cosa completamente diversa. E qui stiamo parlando di RAM, noi stiamo dentro la RAM della macchina. Il disco è tutta un'altra cosa, il disco lo puoi corrompere in mille modi. Sta leggendo in maniera ricorsiva finché non muore. Perché semplicemente perché il puntatore della memoria, adesso possiamo provare a fare una prova, possiamo mettere quadruplicare il buffer, quadruplichiamo il buffer, Francesco, allo 16.384 invece che... per il massimo. Come? No, che cliccavo. No, il mouse non... 384. Se volete lo scriviamo in esadecimale, che è 0x4000. Aspetta, fammi vedere un attimo se è vero che non sto dicendo una stupidaggine. Base 16, sì, 16384 BC, sì, è 4000 esadecimale, ok? Vuol dire 16000. Prego. Così. Per cercare di rompere la macchina dovrebbe funzionare, non dovrebbe cercare di fare il buffer più piccolo possibile in modo che in questo modo la lettura avrebbe ma
essere molto più veloce, cioè, non so se dice bene, se no, dipende no, da... veloce non è, la velocità non c'entra, eh? Cioè così è più veloce, si arriva più velocemente alla rottura, perché lui si alloca delle zone di memoria più grosse, no? Cioè io ogni chiamata ah, che certo, faccio credo. Alloco 16.384 byte dentro lo stack, mentre prima ne allocavo solo 4.096, ossia 1.000 esadecimale. Adesso lo faccio 4 volte più veloce. Proviamo, vediamo se è vero. Ok, 1x3, 3. Ok. Adesso è difficile dire se è stato molto più veloce. No, possiamo anche fargli contare il numero di volte. Sì. Allora useremo qua una variabile statica, così vediamo com'è. Allora mettici qua int, no, dunque scusa, static int index e lo metti uguale a 0, quindi questa viene inizializzata a 0, ma poi no, uguale a 0, punto e virgola, e poi ogni volta che niente while, sotto do stack overflow incrementiamo la variabile index no, più index, puoi fare punto e virgola, però adesso la dobbiamo mettere nel printf pure. Nel printf, no, dentro il printf, dentro, allora no, metti %d, %p, %d, %p, e poi qui metti index, scrivi sì, virgola. Ok, e quindi gli facciamo contare il numero di volte. Controllo, control X. No, l'hai compilato? Sì. Non incrementa. Why doesn't increment? Allora, la facciamo globale, guarda. La brutto dio, non capisco, la dovrebbe incrementare, ma questo static tiralo fuori dalla funzione, no, la dichiarazione, questa fai cut, control K, adesso vai sopra la funzione e fai control U, credo. Sì, boh, ok, adesso lo puoi allineare con... No, questa andrebbe allineata. Ok, questa adesso è una funzione che è statica, è globale, diciamo, anche se è visibile solo da questo file. Ok, vai, control O, control X. Giusto, e lui non la incrementa perché non ci arriva mai, perché chiama sempre la funzione prima di incrementarla. No, scusa, allora dobbiamo rifare la cosa. Oh, è una stupidaggine mia. Allora rimettila dove stava la funzione. No, questo, static int index, lo rimetti dove stava. Fai control K, poi ecco, control U. No. Che hai fatto? Control U. Ho cancellato. Vabbè, riscriviamola, dai. Come prima. Dai, static int index uguale a 0. Però... il più index lo
dobbiamo mettere prima di do Stack Overflow, perché chiaramente lui continua a chiamare do Stack Overflow prima di incrementare, quindi non lo incrementava mai, capite? Ctrl O, Ctrl X. Cioè, manca un punto e virgola, ma sulla variabile static sopra. Ok, questo l'ha chiamato 466 volte prima di morire. Ok. Certo. No, no, è che non ce l'ha fatta scrivere, è morto prima. Adesso rimettiamo la memoria mettiamo la memoria a 1000. Ok, questo è quindi 4096. Sì, salva. Questo lo fa 460 2003, insomma lo fa all'incirca 4 volte di più, no? 420, però non è 460, appunto non è 460, e poi abbiamo sempre una parte di memoria che comunque viene allocata in maniera fissa, no? Che è il valore di ritorno. Ok, quindi questo diciamo, spero. Sì? Beh, sta nella zona superiore della memoria, no? Questo sta nella zona alta e scende. Ok. Il punto è che io non credo nemmeno che scenda fino al testo, scende fino alla zona che è riservata all'allocazione dinamica della memoria, che è la prossima cosa che andiamo a fare. Ok? Allora adesso scriviamo un altro programma che si chiama alloc.c. Siamo tutti degli alloc. No, senza K, perché è allocation sarebbe. Posso chiedere se posso Prego. mettere Slack, no, forse? Sì, beh, Dove poi certo lo guardi. posso. No, no, ma io di solito poi stanno tutti nel GitLab, tutte le cose che facciamo, quando si ricordano di darmeli i tuoi colleghi. No, lo puoi mettere già subito, va, così. Sì, sui fondamenti. Sì. No, no, metti solo stack, metti solo la sorgente. Hai scritto sta cosa? Quale? Hai scritto l'inviato? Non so perché. Vabbè, ok, adesso facciamo invece un'allocazione dinamica della memoria e facciamo un programma che allora, questo è include minore malloc.h, no, con lo spazio, sempre. Questo chiama dentro malloc con la c.h. Questo ha i prototipi delle funzioni malloc e free. Poi facciamo l'include anche di standard I/O perché vi voglio far vedere delle cose. Punto h.
ho capito. Sdo.h, sono tutti punto h, che sta per header. Ok, allora adesso proviamo a fare esplodere la macchina. Allora, facciamo così. Facciamo un pallone che si gonfia fino a esplodere. Va bene. Ok, allora void spazio gonfia. Allora, gonfia che cosa fa? Semplicemente alloca memoria senza mai liberarla. Ok? Sempre Sempre sulla RAM. Beh, certo, sì, questo è tutto che RAM. c'è Ok? Allora, solo piccolo sfondo. no, beh, se fa solo sul disco ti riempie il disco. Cioè, il problema è che la memoria sul disco è persistente, la memoria RAM, una volta che è uscito il programma, cioè questo quando muore restituisce la sua memoria e ciao, è finito tutto. Non ha effetti persistenti, no? Capito? File che pesa 256 Sì, o 3 tera, una volta che c'hai quel file o lo cancelli o te lo tieni, è persistente la questione, capito? Questa è GB. Ma sarebbe RAM che viene. Scusa? appunto dicevo, cioè, alla luce di questo, dicevo, sono speso disco, a un certo punto hard disk non ce la fa più e non può più funzionare. Sì, anche perché il Cioè, disco vabbè, un non ha, cancello. non ha un. Il disco ha un limite fisico, ma non ha un controllo come la Memory Management Unit che hanno adesso i processori. Tutti i processori adesso hanno un Memory Management Unit che interviene nel momento in cui un'applicazione cerca di mangiarsi tutta la memoria, perché altrimenti ti blocca il sistema. Queste cose qua non bloccano mai il sistema. Sì, era il problema anche dei cookie, cioè non proprio questo, però che scrivano sul disco in maniera incontrollata. Abbiamo provato. Ah sì, beh, questo è. Allora, facciamo la dimensione. Allora, c'è una. Sì, chi Sì, è? io volevo utilizzare uno script come questo, come buffer, no? Ad esempio, io scrivo un programma che di base è una versione premium. Se volessi Una aggiungere una versione versione gratis, free e una versione premium, una versione gratis vuoi dire, una versione implementare una versione gratis e una versione premium. premium. Se nella versione gratis volessi implementare un buffer che ti rende il PC se non compri la versione premium, Che potrei portare. simpaticone che sei, Madonna, guarda No, certe vabbè. cose. Ma no, ma queste non rallentano niente, non, cioè, questa roba qua non rallenta. Se vuoi fare, adesso faremo un rallentatore, va bene? Faremo uno slowcat. Ok? Francesco. No, beh, dopo lo facciamo il rallentatore, vi faccio vedere come si fa. Intanto lì. Appunto, che ce l'ho? Se mangiamo tutto il disco. Dunque, Windows ce l'ha già di suo, I rallentatori sono incorporati dentro Windows, certo. Dunque, allora, dentro Windows, esatto, ce l'ho già anche ora che proprio Slack, ma cioè. secondo voi non c'è da nessuna parte questo programma gonfia senza sgonfia? Perché adesso facciamo la funzione gonfia, poi ci mettiamo dentro la funzione sgonfia, ma se, allora, int, dunque, vediamo un po', int size. No, l'ho premuto. Torna indietro, torna a casa Alessio, batti Parola, F5, torna Ctrl indietro. C, Ctrl C, int size uguale, e qua cosa, di quanto lo gonfiamo ogni volta? Facciamo a
0x4000, sempre 16.380, se allochiamo sempre sti 16.384, ok? Programma Punto e virgola, e poi facciamo malloc size. Aperta parentesi, size, chiusa parentesi, punto e virgola. Manco li salviamo i puntatori, non ce ne frega niente, li buttiamo via, tanto continuiamo a allocare memoria e esplodiamo. Va bene. E facciamo int main, anzi no, facciamo return malloc. E quindi Qua. sì, aspetta, e quindi aspetta un attimo, perché questo fa che non è void gonfia, è void pointer. Quindi malloc ritorna un void pointer. No, void, no, no. Asterisco, c'è un asterisco, void pointer. Adesso fai che invece di malloc è return malloc, no, quello tienilo, tienilo, non cancella niente, return scrivici davanti. Ok? Perché questo adesso ci serve per segnarci dove stanno gli indirizzi. Ok? Allora, fai void asterisco p, non so se te lo fa fare un void pointer, però punto e virgola, e poi fai while aperta parentesi 1 chiusa parentesi. Questo è un while infinito perché 1 è sempre vero, quindi vai a capo e fai no, 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 senza graffa. Fai un altro tab, printf, aperta parentesi, e poi fai virgolette, per 100p, ah, non c'è bisogno del void pointer sopra, basta fare per 100p, e poi fai spazio e gonfia, aperta parentesi, chiusa parentesi, chiusa parentesi, punto e virgola, punto e virgola, leva in questo qui che non serve e siamo a posto, salva, scriva, facci, brighe, dici. Slack alloc. Ah, non abbiamo messo lo spazio. Ce ne mette per morire. Non muore più? Sei morto tu, Francesco? Mi sa che è morto Francesco. Francesco, mi sa che te l'abbiamo ammazzato, che è successo? È andato? Gli è andata giù la macchina? Allora? Siamo riusciti a scrivere un po' più allora, dai. Sì, l'abbiamo proprio ammazzato. No, succede una cosa, devo dire, perché per esempio delle volte io uso questo tipo di programmi, questi che si gonfiano, perché si prendono tutta la RAM della macchina, poi quando muoiono la restituiscono. Siccome la memoria si frammenta, si sporca, perché vi immaginate uno alloca, libera, alloca, libera, alloca, libera, e la memoria si frammenta,
e c'ha pezzi di memoria rimasti sfusi in giro. Allora, questo è un modo per riallocare tutta la... Perché nei sistemi di adesso, appunto, quando malloc si trova in difficoltà, chiede al sistema più memoria. Quindi pian piano un programma del genere si mangia tutta la memoria della macchina. Ok? E quando si mangia tutta la memoria della macchina, è chiaro che tutte le altre applicazioni, cioè queste macchine qui, oltre ad avere la RAM, hanno lo stack. Infatti è morto. Eh sì, è andato. Registrato si guarda Sì. poi. Il No. Che è successo? È morto tutto? Perché si è mangiato tutta la RAM della macchina. Vabbè, se tu, guarda, tu dovresti avere un programma che si chiama fatto Hackathon. bene. Eh sì, adesso c'è la macchina tutta bella vuota con la RAM pulita. Ma è morto poi alla fine. Comunque ci ha messo molto tempo perché ha continuato a allocare tutta la RAM possibile e immaginabile. Siccome tu c'hai un casino di RAM, questo ha continuato a mangiare RAM. Ok? Va bene, sono queste cose, don't do it at home, kids. Ok? No, Cioè quando no, la deframmentazione è la deframmentazione del disco, che è un'altra cosa ancora. Però sostanzialmente la deframmentazione del disco avviene perché i file sono generalmente allocati in numerosi settori diversi del disco che sono lontani e quindi devono avere... Cioè la testina che si deve alzare tante volte, riabbassare, si rallenta la lettura di un file sul disco. Quando devi... Dì, Francesco, dimmi, dimmi. Beh, diciamo che è più... Sono più la frammentazione del disco... È più un problema di file system. Ci sono file system che sono proni alla frammentazione e altri file si system che non sono più resistenti. Per esempio, in Linux X2 e X4 sono molto resistenti alla frammentazione, ma la teoria che c'è dietro è questa, che ci sono due possibili atteggiamenti. Il lazy writing, cioè la scrittura pigra, significa che tu scrivi e leggi nella maniera più veloce possibile senza preoccuparti della questione della frammentazione. Quindi il disco ti si frammenta, poi ogni tanto fai la deframmentazione. Questa è la teoria, diciamo, Windows, Microsoft, come la strategia Microsoft. Incidentalmente, dopodiché si crea il mercato dei deframmentatori, eccetera, eccetera, proprio perché la strategia è una strategia che predilige la velocità immediata della scrittura sul disco, mentre invece nella strategia, diciamo, ci sono altre strategie di altri file system tipo Riser FS oppure X2, eccetera, eccetera, in cui essendoci una cache di scrittura nel disco, cioè la scrittura sul disco è completamente fuori sincrono con quello che voi vedete. Quando tu dici ok, salva, quello non salva niente. Quello sta là, sta dentro una cache. La cache viene scritta, c'è un comando in Unix che è sync, che sincronizza esattamente la cache col disco. Allora sync ci mette del tempo. Ricondividi il terminale. No, no, vabbè, non lo fai più. Non lo, allarga un po' i caratteri, solo un po'. Ok, se tu scrivi sync, S-I-N-C. No, no, S-Y, scusami. Guardate quanto tempo ci mette. Vai. Ok, non ci ha messo niente. Però di solito se... No, no, e beh, se non c'ha file aperti, se non c'ha file che si sono aperti e chiusi... È possibilissimo che sync non ci metta niente, ma di solito se voi lo fate 2 volte di seguito, vedrete che la prima volta ci mette tanto tempo, la seconda volta ci mette, cioè ci mette tanto tempo, stiamo a ridere.
incidentalmente sapete che voi potete temporizzare i programmi in Linux, c'è una, mi sembra che sia TimeS, scrivi TimeS Sync. Ok, lui dice esattamente, boh, non so qual è il secondo, prova a fare time sync, non mi ricordo bene, ci sono vari comandi. Ok, ecco, lui dà tre tempi, no? Lui dice il programma ha girato in un millisecondo, proprio di suo, perché il tempo utente è di un millisecondo. Il tempo reale che ci ha messo sono 5 millisecondi, ok? E il tempo di sistema, cioè la parte di sistema del programma ha utilizzato 0 secondi, praticamente non ha utilizzato il sistema, ok? Cioè in realtà non è che non l'ha utilizzato, ma stiamo sotto il millisecondo, quindi siamo a livello di microsecondi. Ok? Quindi voi potete sempre temporizzare qualsiasi programma state vedendo per fare un benchmarking, per esempio. Puoi provare a fare time.slash stack. Temporizziamo quello. Sì, certo. 21. Non facciamo quello dell'alloc perché dovessi riscomparire. Ok, vedete, ci ha messo 200 millisecondi, no? Di cui 13 di sistema, e il bello è che è 0 di utente. Cioè, sostanzialmente, siccome il programma non fa niente, non ha usato niente del tempo utente, no? Questa è la temporizzazione del programma in un sistema time sharing, no? In cui c'è il tempo reale, cioè il tempo effettivo utilizzato, poi c'è il tempo che effettivamente il programma utente ha usato la macchina e poi c'è il tempo di sistema. Ok? Queste sono le tre temporizzazione. Bene, ok. Ci ho posto, adesso andiamo alle cose importanti, e cioè quello che volevo farvi vedere oggi è uno degli algoritmi fondamentali della programmazione, cioè uno di quelli veramente che si usano tutti i santi giorni. Facciamolo prima in Python. Allora, per farvi vedere Non che sì, poi scriverò di non fare di don't do it at home kids. Ah sì, fa esplodere la macchina. Beh, ma se fa bene perché don't do it? Ha detto che non c'è un altro modo di... Ma no, ci sarà pure un altro modo, questo è un modo molto burino di fare le cose, cioè sgomiti, fai un programma che sgomita, eh? Come Max MSP? Ah, ha trovato Max MSP gratis? Ma capirei. Una volta abbiamo fatto una International Computer Music Conference a Cuba, e allora sono andato a Cuba tutto pieno di speranze, dico, beh, ma naturalmente voi usate tutto software libero, Linux, eccetera, eccetera. Questi mi hanno guardato, chi? In che senso? No, usate software libero? Che è software libero? Che roba è? Che se magna? Ma no, ma come, scusate, ma che pagate le licenze proprietarie? Che? Di chi? Ma che software utilizzate? Windows, ma quello che usano tutti, no? Windows.
Dico, ma come? E lo pagate a Microsoft, schiavi dell'imperialismo? Ma di che? Ma che sei matto? O rubamo? Ma che te, cioè, ma che te dice la testa a te? Ma dice, ah, ho capito, va bene. Fine del software libero a Cuba. Dice, ma scusa, ma perché pagate il brevetto alla Bayer dell'aspirina? Ma che? Ma se la rifanno in casa l'aspirina? Dice, il brevetto, sì, possono sempre aspettare i soldi da noi. Cioè, e così funziona. Va bene. Vabbè, c'è pur data, io ormai sono diventato Bravo. del partito. Bravo, a me devo dirti che è problematico tanto uno quanto l'altro, ma va bene, lasciamo perdere, non voglio. Vabbè, però la posso portare No, una cosa a condominio, non sono obbligato a passare voglio. questi con Max che lui adesso sono un po' più libero. Ecco, sei più sovietico, sei più Sì. diventato più sovietico, meno male. E, dunque, allora facciamo un programma, prima un programma di Python. Sai che non lo so come si fa in Python, comunque fai Python nano lista.py. Allora, facciamo una lista, quindi che è un array, ma che lui chiama lista, A uguale aperta quadra 1, 2, 3, 4, 5. Adesso io voglio inserire un numero prima del 3. Ok? E no, append in fondo. Mi sembra che sia insert. Aspettate un attimo che guardo che mi ricordo. In Python. Ah, c'è l'insert. List insert, ok, index e object, ok. Quindi no, no, è a.insert. Non mister a.insert a 3, no, a.insert, poi aperta parentesi 3,23, inseriamo 23 alla locazione 3, chiusa parentesi. Ok, quindi aspetta, però adesso prima fai sopra, scrivi print aperta parentesi a chiusa parentesi a chiusa parentesi, e poi sotto l'insert fai print a e vediamo. Ok, salva, control x, control o control x. Ok, Python lista. Lista.py. Beh, perché l'indice 3 è in realtà il 4, no? Questo parte da 0. Va bene? Ok. Allora, secondo voi, come è fatta una cosa del genere? Nel senso che, vedete, questa cosa qua, allora, se noi lo dovessimo scrivere in C, ok? Come lo scriveremmo? Perché se prendiamo un array, allora noi riempiamo l'array, poi se dobbiamo metterci un numero in mezzo è un guaio, perché dobbiamo sostanzialmente spostare gli ultimi due numeri. Adesso questo non è niente, ma se per esempio dovete fare tanti
taglia e incolla di un file audio, per esempio, no? Avete tantissima roba. Come si fa una cosa del genere? Infatti è per questo che nella... In C++, cioè, mai Ma mylist che cos'è? Mica una cosa che è parte del linguaggio, è un oggetto che è stato fatto da qualcuno, tanto quanto l'array, la lista di Python, ed è un... c'è un motivo per cui si chiama lista, perché non sono degli array, anche se sembrano tali. No, io per questo ti dico, Leonardo, per questo ti dico in C, perché in C non ci stanno trucchi, in C la cosa bisogna farla, non si fa da sola. Ed è per questo che uso il C per farvi vedere le cose, perché appunto dovete capire com'è fatto. Poi dopo è chiaro che queste cose, Python è scritto in C ed è ovviamente questa cosa è già implementata dentro Python, è già implementata dentro Ruby, dappertutto implementata. Ma la questione è capire com'è fatto l'algoritmo che sottostà a questa cosa qua. Ok? Allora, intanto ve lo disegno, poi lo facciamo. Comunque, ogni volta che devi inserire un numero? Sì, è una possibilità. è lungo e noioso, però boh, a No, no, non me... è lungo e noioso, mica lo fai tu, lo fa la macchina, soltanto che non è la cosa più efficace possibile. Adesso vi faccio vedere come sono fatti questo tipo di algoritmi, perché appunto questo fa parte di una delle cose che volevo farvi vedere. Allora, questo lo salviamo. Ah, c'era una cosa da vedere carina nell'allocazione della memoria, ma la facciamo dopo. Non facciamo un programma che sgonfia e fa esplodere, ma facciamo un'analisi di come viene fatta l'allocazione della memoria. Adesso facciamo quest'altra cosa. Allora, vediamo come sono fatte le liste. Le liste sono fatte in questo modo qua. C'è una struttura dati. Una struttura dati quindi è uno spazietto di memoria. Fatto in un certo modo. Adesso facciamo una lista semplice, poi di liste ne esistono di tutte le forme, tutte le misure. Allora, la struttura dati è fatta così. C'è il contenuto, per esempio qua avevamo fatto una cosa di interi, per cui c'è un numero intero, che è il contenuto, e poi c'è un puntatore. Allora, diciamo che questa si chiama int lista, una lista di interi, poi vedremo come si fa a fare una lista generica, e questo, quindi questa si chiama struct int lista, e qui c'è uno struct int lista pointer. Che non fa altro che puntare al prossimo elemento della lista. Ok? Questo è uno dei più grossi trucchi dell'orbe terracqueo. Cioè, si basa tutto e poi questo a sua volta punta al prossimo e così via. Fino a quando la lista finisce quando questo punta a null. Giusto?
Per inserire una cosa qui, no? Se io voglio inserire qui un altro elemento della struct int lista, semplicemente non faccio altro che scambiare il puntatore, facciamo in rosso, questo punta qua e questo punta qua. Ok? Fine delle questioni. Questa finita qua. Questa è una lista. Naturalmente, come vi ho detto, si possono fare liste più sofisticate, liste che contengono qualsiasi cosa, perché di fatto, per esempio, le liste di Python possono contenere qualsiasi cosa, ma quello lo vediamo dopo. Intanto cominciamo con fare questa che è semplice. Ok? Francesco, dai, a te la parola. Nano int Nano. lista.c. Nano. E da qui capite anche da dove viene la ne metti sempre lo standard IO, tanto serve. Allora, qui facciamo una struttura dati. Allora, facciamo la nostra struct int li. Allora, no, scusami, facciamola bene come si fa professional. Type def, struct. Allora, a questa gli dobbiamo dare un nome, int lista. Vai a capo, no, no, no. Vai a capo, apri graffa. Sì, no, è una struttura Poi ci va dati, il punto quindi di vista. qua, qui ci va, no. Sì, non solo il punto e virgola, ma ci va un nome qua e fa int lista ma con la I maiuscola. Ok? Vabbè, se proprio vuoi, d'accordo. Allora, adesso qua mettiamo prima un puntatore al prossimo elemento. Allora, tab, struct int underscore lista, asterisco next. Punto e virgola. Sì, Spazio. spazialo. Non c'è bisogno perché è un operatore, ma va bene. Oh. E sotto ci mettiamo un contenuto, ci mettiamo un intero, così tanto per int value. Ok, adesso facciamo una funzione che si chiama new, questo crea dell'int lista. Ok? No, no, questa è quindi fai int lista con la I maiuscola, no, se non dici struct devi usare la I maiuscola. Int lista asterisco new underscore, mi sa che bisogna usare l'underscore perché appunto new è una keyword del C++ e GCC si incavola. Ah, questo e gli fai aperta parentesi, int value. Cioè noi gli dici dammi una nuova int lista. Allora, com'è fatta questa funzione? Aperta graffa. Questa fa un malloc, no? No, no, aspetta, fermo, fermo, fermo. Int lista pointer. No, se è int lista pointer è con la I maiuscola, se no devi scrivere struct int lista. Ret value. Va bene, come ti pare, uguale malloc
malloc, aperta parentesi, size of, aperta parentesi, int underscore lista, cioè noi dobbiamo allocare tanti byte quanto servono, quanto serve alla struttura dati, no? E questo è il modo di farlo, chiusa parentesi, punto e virgola. Adesso scusami, prima del malloc ci va un cast, perché il malloc ritorna un puntatore a void, quindi ritorna un puntatore generico. Noi dobbiamo dirgli no, guarda, non è un puntatore generico, è un puntatore a una struttura dati int list. No, quindi questo si scrive così, aperta parentesi, int con la I maiuscola underscore daje lista, spazio asterisco, chiusa parentesi. Questo è un cast, no, spazio asterisco, chiusa parentesi. Ok. Questo è un cast, si chiama, no? Il cast, cioè, informa la memoria che quella è una memoria di una struttura dati di tipo int lista. Ok, a questo punto possiamo scrivere qua ret.value, no, scusami, ret meno superiore value, perché è un puntatore, no? Uguale, scusami, no, non possiamo, sì, boh, provaci, scrivi value, perché l'argomento pure si chiama value, sì, no, mi sembra che si possa fare, punto e virgola, a capo, return ret. Quindi questa è una funzione che ti crea un nuovo oggetto int lista, ok? Poi adesso qua sotto mettici un'altra variabile che è static. Questa è una variabile statica del programma, static int lista, no, sempre con la I maiuscola, asterisco, head, tutto maiuscolo, scrivilo head, così si capisce che è importante. Questa è la testa della lista, uguale cast a int lista, quindi aperta parentesi, int underscore lista, asterisco, chiusa parentesi, e null, tutto maiuscolo, punto e virgola. Ok? Allora, che cosa ho fatto qui? Ho creato la testa della lista, no? Perché altrimenti sta lista sta per aria, no? Ok, poi facciamo una funzione append, no? Allora, void spazio append. Append che cosa prende come lì e come argomento? Prende un int lista pointer, no? Sì, un int lista pointer, no, però ci vuole un nome, obj, l'oggetto, gli diamo un oggetto da appendere alla lista, ok? Allora, che cosa deve fare il append, secondo voi? Come? No, appende un elemento che noi abbiamo creato con new, lo appende in fondo alla nostra lista. Quindi deve andare a cercare il fondo della lista, no? Allora, il fondo della lista, quando head è null, dunque il fondo è dove sta null, no? Quindi come facciamo un append? Un append parte da head, va,
percorre tutta la lista e guarda dov'è il null per poter fare l'append. Siamo d'accordo? Allora, no, non puntato al null. No, intanto facciamo un puntatore a int lista. Int lista asterisco p uguale head, lo puntiamo inizialmente, lo puntiamo alla testa, ok, punto e virgola. Adesso facciamo un while in cui stiamo a guardare quando è che p diventa nulla. While p diverso da nulla, diverso è punto esclamativo uguale, aperta parentesi, devi fare il cast sempre, int lista asterisco nulla, chiusa parentesi, no, chiusa no. Parentesi, asterisco nulla. No, chiusa parentesi, no, okay. Chiusa parentesi, null, chiusa parentesi, vai a capo, fai due tab, e adesso cosa deve fare P? Deve andare al prossimo oggetto. Se P non è null, vuol dire che P meno superiore next ha un valore. No, quindi no, devi scrivere p uguale p meno superiore next. Capite quello che sto facendo? Fermatemi, questa è complicata sta roba. Sto scorrendo la lista fino a null. Sto scorrendo la lista fino ad arrivare a null. Ok? Quando sono arrivato all'ultimo elemento, ok? Allora, il problema che ho, else. Allora, il problema che ho qui è che il mio, quando sono arrivato all'ul mi sono perso l'elemento. Quindi qui mi serve anche un'altra variabile. E la mettiamo sopra, la dichiariamo. La dichiari, è sempre una variabile int lista asterisco, e quindi virgola, puoi mettere lì virgola, spazio, asterisco last, ok? Sono due puntatori, va bene? Allora, sotto il while ci metti delle graffe, perché devi fare due operazioni. Salvarti l'ultimo indirizzo. Ok. Allora, prima di p next, fai last uguale p. Last è uguale a p, punto e virgola. E poi vai avanti con p. Va bene? Quindi, quando sei arrivato a null, vuol dire che quello è il punto in cui puoi inserire. Dunque, aspettate un attimo. Perché? Cioè, asterisco P uguale asterisco A. Poi qui diciamo l'asterisco uguale a P. Cioè, no, non è un po'. Non stiamo dicendo che asterisco P uguale asterisco last. Stiamo dichiarando due variabili. Una che è P che punta a head. Head è un puntatore. Ok? Allora, il problema è che non è così banana. Va bene, proviamo a farlo così, ma non è sbagliato secondo me. Comunque, vai sotto il while, quando sei arrivato in fondo alla lista devi appendere il tuo elemento. No? Fuori dalle qua. Devi. Il while ti serve solo per scorrere la lista.
adesso dove si trova l'ultimo elemento? Sul last, ok? E last, dunque, allora bisogna fare questo. Obj meno superiore next, no, scusatemi, obj meno superiore next è uguale a null perché è l'ultimo elemento della lista. Uguale, aperta parentesi, cast, no, no, non si può fare così il null, bisogna fare un cast int lista. Perché null è una no con la I maiuscola. Asterisco null, punto e virgola. Dunque, poi last meno superiore next è uguale a obj. No? Vi è chiaro? Punto e virgola. E questo è fatta. Però c'è solo un problema, che la funzione cioè head non può essere, in questo modo head deve essere per forza una struttura dati intera, non un puntatore. Che non può essere un puntatore. Allora, devi fare questa modifica, perché siccome noi guardiamo sempre il next, dentro head non c'è il next, perché è semplicemente un puntatore, un oggetto. Quindi quando head è vuoto, quindi questo deve essere fatto così, senza l'asterisco, spazio. Ok, e qua là devi aprire delle graffe. No, prima di. Lo dobbiamo inizializzare così. Il primo elemento è un puntatore a null perché è il next, virgola, e poi ci metti uno zero, che okay, vabbè. Tanto non viene mai guardato quello. Chiusa graffa. Ok? Questa è l'inizializzazione. Della lì. Poi però aspetta, quando c'è head lì devi mettere ampersand. All'inizio la lista deve puntare a ampersand di head. Ok, così funziona perché io posso fare, cioè perché mettete all'inizio quando la lista è vuota, io non posso appendere niente se non so, no? Quali sono i miei elementi? Ok? Adesso facciamo facciamo la funzione insert e poi facciamo anche la funzione print se ce la facciamo in tempo. No, ma sotto, fuori dalla graffa. Questa è finita qua. Void insert, allora la facciamo proprio come la fa Python che vuole un indice, no? Int index, virgola, int lista, asterisco obj. Ok? Aperta graffa, vai a capo, aperta graffa, chiusa graffa. Ok, allora adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scorrere la lista, no? Fino ad arrivare all'indice e lì fare un insert. Siamo d'accordo? Allora prendiamo un puntatore come al solito e lo puntiamo a ampersand head. Int lista asterisco. P uguale ampersand head. Punto
punto e virgola. Adesso poi ci serve un'altra cosa, ci serve un int i. I uguale 0. Ok. Adesso qua bisogna stare in campana perché se io vado fuori lista, qui devo fare qualcosa, devo decidere cosa fare. Allora, se io gli dico inseriscimelo in un certo punto e quel punto non esiste nella lista, quindi io qua devo fare while. No, manca un punto e virgola sopra. Aperta parentesi. While aperta parentesi. E però questo non basta. E ampersand ampersand. Ma stacca un po' la roba, cazzo, è tutto attaccato. È ampersand ampersand. P diverso da null, perché int lista, no, cast di int lista, asterisco, no. Bisogna sempre castare. Cioè bisogna stare attenti che non stiamo, se no andiamo a sbattere questo programma, no? Se siamo arrivati a nulla, dobbiamo comunque uscire. Chiusa parentesi. Allora, che cosa facciamo? Devi aprire una graffa. Ecco, graffa. Graffa. E qui bisogna fare due cose. Più più i, scusami, punto e virgola, e anche p è uguale p next, no? Devo andare avanti nella lista come no, p meno No. superiore next, punto e virgola. Ok, adesso quando ok, qua è finito il while. Adesso che cosa devo fare quando ho trovato il punto? No? Adesso quello che bisognerebbe capire è se P è nullo. Perché se P è nullo vuol dire che siamo arrivati al fondo della lista. No? Allora qui possiamo osservare varie strategie. Se io lo metto in fondo alla. Cioè, se io gli dico vai a 40 e 40 non c'è, io lo inserisco, lo appendo in fondo. Oppure no, faccio un errore e esco. No? Capite quello che voglio dire? Ci siete? Siete ancora vivi? Vi sento un po' finiti. Allora, no, mettiamo come al solito sempre un'altra variabile. Francesco, vai sopra dove c'è int lista asterisco p ampersand head e fai virgola asterisco last. No. Allora, sotto più più i metti, no, sotto il più più i metti last uguale p. Punto e virgola. Allora, qua sotto, per esempio, posso dire, va bene, se sono arrivato in fondo alla lista, lo appendo in fondo alla lista, non faccio casino, non faccio errori, eccetera, eccetera. Se io ci metto un indice che è troppo in là sulla lista, lo appendo semplicemente in fondo alla lista, va bene?
punto. Allora, per fare una roba del genere, no, chi è? Perché? Chi è stato? No, fuori dal while. Il while mi serve solo per scorrere la lista, no? Una volta che l'ho scorsa, o che ho finito perché sono arrivato all'indice, o che ho finito perché, eccetera, eccetera, adesso devo inserire il mio oggetto. Allora, inserire che cosa significa? Che il last deve puntare al mio oggetto, no? E che il mio oggetto deve puntare al prossimo. Quindi obj meno superiore next uguale a last meno superiore next, no? Quello a cui puntava last io devo inserirlo qua l'oggetto. Chiaro? Quindi quello a cui puntava last adesso deve puntare obj. E poi il next di last adesso vai a capo, last meno superiore next, last meno superiore next uguale a obj. È chiaro tutto il passaggio che ho fatto? Ho fatto il passaggio che è nella. Ho fatto questo passaggio qua. Questo è last per me. Questo è il mio oggetto. Questo è il prossimo. Ok? Quindi semplicemente ho sostituito i puntatori. Ok? Ci siamo? Bene, adesso facciamoci un print della lista. No, 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 vai giù, ci vuole un'altra funzione che fa void print, aperta parentesi, chiusa parentesi, che semplicemente fa questo, vai a capo, fai int lista, scorre la lista e la stampa. Int lista asterisco p uguale ampersand head. Anzi, potresti fare questo, no. Ah, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Scusate, no, dobbiamo fare una modifica sopra perché è sbagliato così. Perché asterisco, dunque, vai sopra in alto, più anche prima. Cosa abbiamo fatto? Append. E poi cosa abbiamo fatto ancora sopra? No, il new va bene. Allora, adesso questo qua, l'int lista, siccome è un oggetto, allora l'int lista asterisco, no, sotto qui, qua dove abbiamo la head, ampersand head. Invece che ampersand head, qua levi l'ampersand e metti head.next, perché lui punta direttamente al next, in maniera che No. next, e last lo punti a uguale ampersand head. Ok? Stessa cosa bisogna fare sotto, perché altrimenti noi non ci ritroviamo con nulla qua. Head.next e quello last uguale ampersand head. Bene, mi sembra che ci siamo. Adesso questo è puntalo a meno a sempre a head.next. Non credo. Ok, vai a capo e scrivi while
aperta parentesi, P diverso da int lista asterisco nulla, tra parentesi. No, 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 dai, un cast, fio cane, int underscore lista asterisco chiusa parentesi nulla. Chiusa parentesi. Allora, semplicemente qua non c'è bisogno della graffa perché è una sola istruzione, printf, aperta parentesi, metti %d, backslash n, li facciamo in colonna, virgola, p meno superiore value, no? Dobbiamo stampare il valore. Chiudo, punto e virgola. Ok, basta. Adesso facciamo il main. Allora, facciamo int main, aperta parentesi, chiusa parentesi. E poi, dai che ci abbiamo ancora 4 minuti, facciamo, allora, fai, insert, aperta parentesi, new underscore, si chiama, no, la funzione, aperta parentesi. Cos'è che ci gli diamo un valore? Allora, scrivi 23. Chiusa parentesi, chiusa punto e virgola. Adesso qua mettiamone 2 e 3 di insert. 1, 2 e 3. Copiali. Saperli copiare. Control, no, 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 alt meta, voglio dire. Alt, non mi ricordo come si fa. Alt U. No, alt, alt. Sì, alt, minchia, non mi ricordo più. Alt V, che è? Vabbè, insomma, scrivi, eh? Ah, il tipo di colore così. Tanto i colori. Texture. Alt K, no, quello fa il kill, no? Nano Harry Spiders. Control caret, no, control cat e control u, ma questo fa il cat. Control cat fa il kill del text. Ma io non voglio fare No? cut and paste, io voglio fare copy and paste. Copy and paste. Select copy and paste text in nano. How to select? No, non me ne frega niente del select. How to copy? Ah, Alt 6. Facciamo a ricordarci che altro sei. No, alt 6 è per copiare. E poi control U forse. Potrebbe essere Ah, ecco. L'hai fatto?
cos'è? Control loop, alt save. Alt save per cogliere? Control loop. Infatti, 24, 25 e 26. Ecco, vabbè, 32, quello che te pare, dai. Ok, adesso chiama la funzione print. Ah no, però aspetta un attimo. Non devi fare insert, devi fare append. All'inizio, perché append no, questo non c'ha. Questo abbiamo fatto la funzione sia append che insert, no? Print punto e virgola. Ci va il punto e virgola. Poi adesso inseriamo un'altra cosa. Insert alla posizione 1, aperta parentesi. No, aperta parentesi 1, virgola. Un'altra cosa, new underscore 23, quindi ci dovrebbe essere 2,23 di seguito, no, forse no, ok, chiusa parentesi, chiusa parentesi, e poi rifai un print sotto, punto, no, no, troppo, e poi vai a capo e fai un altro print, controllo, Ctrl S e compiliamo. Mo sa, guarda, se abbiamo fatto tutto giusto, punto cc int lista, meno int lista, int lista punto c. Ah, ci vuole standard lib, non malloc.h, non è malloc, una volta era malloc. Ah, ma non ce l'avevamo messo malloc? Vai, hash include std lib. Ma se il compilatore corregge e ti dice guarda che ci vuole std lib, std lib, salva, se il compilatore ti dice ci vuole std lib, non ce lo potrebbe mettere lui, no. Mazza, e già non ci sono errori di sintassi, ora vediamo se non va a sbatte. Ctrl C. C'è qualcosa che non va, vero? Allora, proviamo a vedere. Siamo fuori con l'accuso, però proviamo a vedere. Potrebbe essere. Partiamo dal print, perché è il print che non sembra non fermarsi. Anzi, sembra non andare avanti. Il print. Ah giusto, il print non va avanti. È abbastanza. E allora bisogna mettere le graffe. No, bisogna mettere per forza le graffe al print. E bisogna andare al next, no? Questo stampa sempre il primo valore, no? Non vi pare? E vai a capo e fai come si fa ad andare avanti nella lista. Sotto il printf, come si fa ad andare avanti nella lista? Più. No. Eh no, dovete andare avanti nella lista. No. No, è il contrario. P uguale P next. Cioè, il P deve andare al prossimo della lista, no? Fino a quando non diventa nulla, punto virgola. È come fare un counter. Diciamo di sì. Però quasi quasi funziona. Ecco,
funziona. Ha fatto i primi tre numeri sono della prima parte della lista, cioè della lista. Poi ci abbiamo inserito un altro 23 all'indice 1, e che è 0 padded. Questa si comporta come le liste in Python. Okay? Naturalmente, al contrario delle liste in Python, questa qua è solo una lista di interi. La prossima volta la vediamo, facciamo una lista generica. Chi è stato? No. Va bene? Ok. Bene ragazzi, grazie Francesco per... Ci vediamo, metti tutto in rete. Pure lista